Resta l'allerta in Giappone dopo il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord che avrebbe sorvolato il paese nipponico, costringendo parte della popolazione a riparare nei rifugi. Il premier Fumio Kishida ha condannato fortemente l'accaduto, parlando senza indugi di atto oltraggioso e ha definito barbarica la condotta di Pyongyang. Forte condanna è stata espressa anche dall'UE, mentre gli Stati Uniti, confermando l'impegno a difendere Corea del Sud e Giappone, hanno annunciato risposte risolute alle provocazioni sconsiderate.